La campana della Libertà di Filadelfia suonerà per annunciare la buona notizia della famiglia dal 22 al 27 settembre 2015, quando la metropoli statunitense ospiterà l'ottavo incontro mondiale delle famiglie. Lo hanno sottolineato l'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia, e l'arcivescovo di Filadelfia, Monsignor Charles Chaput, che martedì hanno presentato l'evento in sala stampa vaticana. Guardando all'incontro mondiale che sarà preceduto dal Sinodo straordinario dei Vescovi sulle sfide pastorali sulla famiglia dell'ottobre di quest'anno e precederà quello ordinario del 2015, l'arcivescovo Paglia ha ricordato che la Chiesa continuerà ad accompagnare nel suo cammino la famiglia, oggi disprezzata e maltrattata, con una pastorale intelligente, coraggiosa e piena d'amore, come indicato da Papa Francesco. Intelligente nel leggere il presente della famiglia. Ne conosciamo le trasformazioni. E non possiamo non guardarle con attenzione, con coraggio per affrontare i complessi e numerosi problemi che in essa vivono, senza dimenticare quello stragrande numero di famiglie che di fatto, nonostante tutto, sorreggono le nostre società. E con amore per cercarle di risolverli, tenendo sempre presente il Vangelo della famiglia e della vita. L'incontro mondiale di Filadelfia, che seguirà quelli di Milano 2012, Città del Messico 2009 e Valencia 2006, che hanno visto la presenza fisica o in collegamento video di Benedetto XVI, potrebbe coincidere con la prima visita di Papa Francesco negli Stati Uniti e punterà a riaffermare l'importanza, la bellezza e la gioia della vita familiare cristiana. L'arcivescovo Chaput. Penso che la testimonianza della felicità e della fedeltà delle famiglie cattoliche sia davvero importante al giorno d'oggi, perché il valore della fedeltà nel matrimonio è profondamente messo sotto scacco da parte di vari tipi di forze, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, e il modo migliore di dare testimonianza alla verità è quello di viverla in modo pratico e reale. Credo che ogni famiglia si sentirà incoraggiata dal fatto di vedere altre buone famiglie legate ai suoi stessi valori. La prima testimonianza che noi cristiani dobbiamo dare è che la famiglia è bella. Nello stesso tempo, siccome ne vediamo i problemi o anche le difficoltà, è importante confrontarsi con la cultura contemporanea o con le diverse tendenze, perché non si può vivere la fede senza entrare in dialogo con le diverse culture all'interno delle quali noi viviamo. Nella metropoli della Pennsylvania gli organizzatori vogliono riunire molti esperti durante l'incontro mondiale per aiutare concretamente le famiglie a rafforzare la loro vita. Ancora l'arcivescovo Chaput. Vogliamo trattare la questione di come la famiglia affronta la disoccupazione, come la Chiesa e la comunità in generale aiutano le persone a trovare lavoro e più in generale a creare lavoro, con l'obiettivo di sostenere la famiglia. Anche quando nella coppia non si parla, ci sono modalità pratiche per facilitarne la comunicazione. Nella Chiesa, ma anche all'esterno, esistono vari programmi per aiutare i coniugi sposati da molti anni a tornare a vivere un rapporto fedele. Vogliamo concentrarci pertanto su questi aspetti pratici e non tanto sulla semplice riflessione teologica dall'azione. Per la prima volta, concluso l'arcivescovo Paglia, l'incontro mondiale delle famiglie coinvolgerà in maniera larga e attiva anche le altre chiese cristiane, le altre religioni e uomini e donne che hanno a cuore il destino di un'umanità pacifica e solidale.